A pure heart is a heart that serves, a pure heart that is free to give, to love until it hurts. A pure heart can easily see Christ in the hungry. There is not only hunger for bread, there is hunger for love. Ero ancora giovane, avevo 12 anni, quando per la prima volta desiderai di appartenere completamente a Dio. Proprio qui, davanti alla statua nera, cadde la decisione importante, importantissima non solo per lei, ma per il mondo intero, perché un cuore virginale si dedicò totalmente a Dio. Madre Teresa, viaggiando su una nave vecchia verso l'India leggendaria, scrisse una delle bellissime canzoni con il titolo Addio. E allora ebbe l'ordine di Dio: tu devi uscire per servire i poveri del mondo. A Lima fu curioso perché ho conosciuto certi aspetti della santità veramente, ma della intelligenza e anche della simpatia di Madre Teresa. Ho avuto modo di conoscere Madre Teresa all'epoca dell'occasione di una presentazione di un volume che la Congregazione per il Clero curò a più voci sul celibato ecclesiastico. Ricordo in modo particolare, per quanto riguarda Madre Teresa, un entusiasmo infinito e un amore infinito verso l'Eucaristia. Va, visita, non porta se stessa, porta Cristo. Lei va piena di Cristo perché è piena di preghiera, perché è piena di Eucaristia. E serve. Un giorno io ho domandato da lei qual è il segreto della sua forza, che tutto il giorno visitava i malati, andava a cercare questi moribondi per le strade di Calcutta, e lei diceva: è la preghiera e essere vicino al Signore.